Posiziono un attimo qua la cosa. Dicevo, oggi ne abbiamo 17. 17/9/2013. Nonostante mi sono alzato prestino, sono le 22:50, no, 22:55, ma le 11 qualcosa così. Vabbè. E l'argomento riguarda un po' così in generale, niente di più, niente di meno. Intanto vorrei precisare per quei pochi che siano, non so, che vedono questi video, che io li faccio solo a titolo così di, a volte forse un riflesso delle mie idee, il mio modo di vedere. Poi dopo, come sempre detto, consapevole che possano non andare bene anche a tanti, perché poi alla fine è giusto che ci siano delle contraddizioni, dei modi di vedere diversamente, perché sennò sarebbe tutto un branco di cretini e non va bene. Ci devono essere, anche se a volte un'idea può sembrare banale o assurda o contraria a quella che uno vuole vedere o vuole sapere o lo crede, però bisogna accettarla. E l'argomento è dedicato praticamente a una cosa, diciamo, attuale. Attuale oggi, attuale ieri e attuale domani. E sarà sempre così, perché è un investimento che frutta tanto. E dietro c'è la convinzione, c'è l'infatuazione, come si suol dire. E a volte c'è quella, come abbiamo già detto in un altro video, quel creare nella testa della gente quella cartella dove ci mettono le proprie convinzioni e casomai perdono anche la chiave per entrarci, detto, spiegato in modo banale. L'argomento è l'ignoranza. L'ignoranza è una cosa, come ho detto prima, bellissima, perché nell'ignoranza si fanno soldi, si può ingannare la gente, si fanno investimenti, perché l'ignoranza è collegata, come ho detto, a tutte queste cose. Ignoranza vuol dire non sapere, e non è detto, perché cioè, se dai dell'ignorante a uno, non è che dici se ignorante lo offendi, no, vuol dire non sai, non vuol dire nient'altro che non sai. Allora basta culturarsi, basta informarsi. Uno mi ha detto, ma ho i muri ignoranti, beato lui. Ma poi sotto un certo aspetto è bene, perché l'ignoranza, io avevo un amico, mi ricordo, una volta gli ho detto, io non invidio quello che ha la bella macchina, non invidio quello che ha la bella donna, la bella casa, o che si può permettere di fare le ferie, andare di qua e di là, spendere e spandere. No, io invidio te. Oh, mi fa, com'è? Dunque, io invidio te perché c'è ignorante, detto in romagnolo, c'è ignorante, sei ignorante. Cosa? Sei incazzato? No, non ti devi incazzare, perché la tua ignoranza vuol dire che tu non sai e tu vivi bene. Tu vivi bene perché tu vivi tra donne, motori, calcio, motociclette, macchine. Cosa abbiamo mangiato ieri sera? I tagliatelle. Ostia, bella figa. Mamma mia. Ma del resto la tua cultura è condizionata in quel punto. Allora, fino a ieri, diciamo che si poteva, ci stava questa cosa. Ma oggi non c'è più modo di dire ci sta, perché oggi i mezzi di informazione sono a portata di tutti e sono disponibili a tutti. Non diciamo la cazzata, non posso comprarmi un tablet, non posso comprarmi un computer, un portatile, perché guarda, te li tirano dietro, nel senso che puoi fare un contratto con l'azienda, anche telefonica, che certo ti vincolano per 2 anni, vabbè, però se ci fai i conti alla fine ti ritrovi questo mezzo che ti permette di informarti. Chiaro che dopo subentra un attimino la fantasia e la ricerca, dove, ma è questione di
poi farsi insegnare, nel senso Google, ma ci sono tantissimi motori di ricerca, Facebook, ci sono tante notizie di riporto, YouTube stesso, anche se considerato da tanti tutte cazzate, ma ricordate che nelle cazzate c'è la verità, perché per chi vuole nascondere la verità ha bisogno delle cazzate, perché dopo il discorso della cartella la gente pensa che, essendo tutte cazzate, le mette dentro la cartella delle tutte cazzate e li muore, ma invece nelle cazzate ci possono essere delle cose vere, però no, dopo non credono perché sono tutte cazzate. Non so se mi sono spiegato. E questo è l'ignoranza, mi dispiace tantissimo, perché poi ignoranti siamo tutti poi alla fine, perché sapere tutto di tutto sarebbe impossibile, anzi penso che non ci sia ma neanche un alieno sia capace di sapere tutto di tutto, magari non abbia la capoccia così, oppure dovresti avere nella testa un'edicola nel senso di quantitativo, da metterci dentro una svariata cultura di computer o che cavolo, so, hard disk eccetera, e ti porti dietro l'edicola così, buongiorno, come va, boom boom boom, sbatti in un passo da porta e c'è l'edicola alla testa. La paragono così a un cervellone, ma non esiste né uno che abbia l'edicola in testa, non esiste uno che abbia tutte queste capacità. Dopo nella cultura io odio quelli che ho, quelle, soprattutto quelle, ma io ho la laurea, ma mio nipote è laureato, mio cugino è ingegnere, ma non vuol dire un cazzo se tuo cugino è ingegnere o tua figlia è laureata. Perché la laurea sicuramente è uno stato di cultura, però non rappresenta il massimo della vita, cioè non è perché uno sia laureato e ha toccato il cielo, no, è culturato, ma nella laurea ti devi sempre continuamente informare. C'è della gente che non ha la laurea eppure sa benissimo, si specifica, si sa difendersi, parla bene, sa cosa dice e soprattutto ha dei principi sanissimi. Ci sono invece idioti laureati che si nascondono, e questo vale nel campo del condominio soprattutto, si nascondono dietro il titolo dottore, laureato, ingegnere, architetto, poi alla fine non capiscono un cazzo. L'altra sera ho scoperto una cosa fortissima. Questa l'ho tenuta, che mi è piaciuta tanto tanto tanto, perché veramente l'ho scoperta su YouTube, e diceva: paradossalmente la gente che crede di sapere sempre tutto è proprio quella che non capisce mai un cazzo. Questo lo diceva Bukowski. È vero, se ragionate è vero. Voi fate caso, tutti quei sapientoni, quelli che vogliono esprimere perché sono laureati, perché hanno, non capiscono tecnicamente una minchia. Quelli sono degli idioti micidiali, e purtroppo devo ammettere e dire che questi cretini ne abbiamo UFO, e occupano spesso dei posti dove danno solo dei danni. E infatti guardiamo, se vi dicessi, ricordiamoci questa bellissima frase, dov'è la mia valetta fragile? Se vi dicessi, se lo pensassi, i nostri politici sono quelli che non capiscono un cazzo. E io l'ho detto, l'ho ridetto, lo dico, lo ridico. Loro cercano di trovare da tutte le parti, adesso c'è un combattimento con questo IMU, che lo mettono, poi lasciano decidere a Bruxelles. Ma perché? Se vi dicessi di nuovo Bruxelles andasse a fanculo? Ma perché non se ne va a fanculo Bruxelles? Che si vede a farsi dare il culo loro, tutti quanti questi stronzi che sono là? E perché noi non abbiamo modo di gestirci la nostra vita in modo decente, da soli, però con la gente giusta? Vabbè, comunque torniamo a noi. Questo è per far capire che l'ignoranza, con l'ignoranza fai tutto, puoi convincere, puoi vendere una macchina, un bidone, un computer usato, perché dice: il computer usato, ma l'ho pagato, ma te lo vendono 50 euro, ma fai un affare. Ma quello ignorantemente non sa che compra un computer vecchio. Già c'è il rischio che quelli che nuovi che compri ti danno le bidonate, perché vedono il pollo che arriva e ci aspetta che questo gli rifilo il computer da vendere. E così. Insomma, volevo far capire, insomma, ragazzi,
bisogna. E poi prima di rispondere, non so, anche a un'eventuale minaccia anche a titolo così di insulto da parte di un'altra persona nei propri riguardi, consiglio sempre di non irritarsi, perché irritarsi significa mettere in moto una macchina che poi ti fa rispondere male. Questa macchina è meglio diciamo avere un momento di calma e dire beh, domani vedrò. Adesso io per esempio stasera ho fatto una lettera anche qua, ho fatto una lettera rivolta a un'assemblea che mi ha fatto girare le cosiddette palle, questa laureata, sta cretina laureata, non faccio nomi perché giustamente. E ho preparato una lettera così, adesso io ho la mania di prepararla, l'ho preparata intanto un momento di stanchezza perché mi sono alzato molto presto e sono stanco, infatti non sono ancora andato a letto, sicuramente come mi appoggio volo, ma ho preferito, come dire, impostarla con questa stanchezza che mi portava via un pelino di energia scattosa, come si suol dire, distinto, anche se io ultimamente riesco a controllarlo bene, forse per il lavoro che faccio per sempre. Ho notato che più stai calmo più tranquilla la cosa. Allora l'ho scritta così, adesso l'ho buttata giù così, l'ho messa su una forma un pochettino anche, non dico termini minacciosi perché non mi è mai piaciuto minacciare nessuno, e tanto vale non voglio essere minacciato, mi incazzo con la linea, però termini di avvertimento su determinati comportamenti, poi dico anche alla fine, poi vuoi ricorrere al tuo legale, vai dal legale, tanto legali ne abbiamo, io ne ho 4-5 di legali, basta che rompo i coglioni uno all'altro, manteremo avanti la cosa legale, tanto poi legale va bene lunga, te vuoi, poi ti vai a imbarcare in una spesa che se perdi poi maledettamente finisci davanti al giudice di pace, poi al limite con quelle 1000 euro te la cavi, 1000 euro però potrei anche spirare, poi dopo si fa richiesta da anni, come si suol dire. Però questa qui è una cretina che dice di avere due lauree, mi ha fatto delle osservazioni, adesso io mi riservo, vi porterò dietro anche questa bellissima frase del che non capiscono un cazzo, e altre cose che io poi vi dirò. Poi male che me la vedo, la manda a fanculo. Questa credo di saper chi sa tutto e c'ha due lauree, chissà che cazzo pensare a queste cazzo di lauree. Va bene, ragazzi, questa è una delle tante, a me non piace queste forme di esibizionismo, perché alla fine poi siamo tutti di passaggio e da un momento all'altro potremmo essere richiamati all'ordine e non c'è preavviso, oltretutto ti mandano un postino che non ha un cazzo da fare, ti aspetta e ti dice le ordine andiamo. Io te credi che devo sistemare gli affari, che c'è la moglie, l'appuntamento stasera con l'amoroso, no, se te dandè, te dandè, e questa è la storia. Beh, ricordatevi, siamo sempre comunque ignoranti in tutti i casi, ignoranti, non sappiamo, culturatevi, credete fino a un certo punto, fate il magazzino, fate i confronti, se vi sentite incazzati, se volete fare una cosa, vi consiglio di essere cauti, di ragionare in un secondo tempo e mai rispondere istintivamente. A volte l'istinto, una risposta istintiva di nervoso potrebbe compromettere anche una determinata situazione e portare anche a degli scompensi negativi della propria vita. Va bene ragazzi, buona serata a voi, ciao.